Ne sono morti tanti prima di lui ed altri ancora forse moriranno. La differenza però è nel gesto talvolta, perché talvolta un colpo di pistola è bruciante ed è fulmineo e lo si può racchiudere in un istante di sragionevolezza, così che parte il colpo e poi magari ti penti di aver anche sparato. Però 9 minuti sono tanti. Sono tanti per riflettere sul da farsi, sul chiedersi se si sta sbagliando, oppure finire un uomo. Per questo non dovremmo dimenticarlo. Quelle che vado a leggere sono le ultime parole tradotte letteralmente ed integralmente di George Floyd, uomo di 46 anni, ucciso da agente di polizia statunitense, che lo blocca, gli preme il ginocchio sul collo con tutto il suo peso, per quasi 9 minuti. E la mia faccia, amico, non ho fatto nulla di grave, amico, ti prego, ti prego, ti prego, non riesco a respirare, ti prego, amico, qualcuno mi aiuti, ti prego, amico, non riesco a respirare, non riesco a respirare, ti prego, amico, non respiro, la mia faccia, devi solo alzarti, non riesco a respirare, ti prego, un ginocchio sul mio collo, non riesco a respirare, merda, lo farò, non posso muovermi, mamma! Mamma, non ce la faccio! Le mie ginocchia, il mio collo, sono finito, sono finito! Sono claustrofobico, mi fa male lo stomaco, mi fa male il collo, mi fa male tutto! Un po' d'acqua, qualcosa, vi prego, non riesco a respirare! Agente, non mi uccidere! Mi stanno ammazzando! Ti prego, amico, non riesco a respirare! Non riesco a respirare, mi stanno ammazzando! Mi stanno ammazzando! Non riesco a respirare! Non riesco a respirare! Per favore, signore, ti prego! Ti prego, non riesco a respirare, ti prego. Poi ha chiuso gli occhi e ha smesso di supplicare. La morte di George Floyd sarebbe stata dichiarata poco dopo. In sua memoria, in memoria di un uomo, e per far riflettere le bestie che siete.